Le passeggiate ad alta quota ci regalano sempre grandi emozioni. I paesaggi, l'aria pulita e anche la possibilità di fare incontri inaspettati con animali al pascolo. Come visitatori, però, non possiamo lasciarci andare a gesti controproducenti che possono causare danni a noi e agli animali stessi. È importante quindi una certa dose di prudenza e ricordare che un alpeggio non è una fattoria didattica. Si possono ridurre il numero degli incidenti anche se siamo alla guida della nostra auto, seguendo alcune semplici regole di comportamento. Il consiglio che vi diamo noi pastori è quello sempre di fermarmi un attimo, evitare di ingiuriare e di prendersela. Seguite le indicazioni che vi dà il pastore. Arrestate un attimo il moto della macchina e mantenete la calma, le pecore passeranno senza dirvi nulla e noi pastori cercheremo di farle accostare per farvi procedere in maniera più veloce. Bisogna mantenere un alto livello di attenzione, soprattutto con i cani pastore, che potrebbero rivelarsi degli aggressivi vigilanti. Evitare di agitarsi, se si procede in bicicletta, cercare di scendere dalla bicicletta e procedere a piedi almeno fino a quando i cani non si sono allontanati. E mantenere la calma il più possibile senza lanciare pietre, senza alzare bastoni o piuttosto sparare bombette, che non serve proprio a nulla, anzi serve piuttosto a farli agitare ancora di più. E noi pastori siamo per il 99% delle volte presenti lì al pascolo. Può succedere che purtroppo per alcuni motivi dobbiamo riscendere a valle e quindi lasciamo il nostro gregge solo con i cani. E questo può causare dei problemi se appunto questi comportamenti non vengono rispettati.